Siamo in un'altra dimensione. Mi sembrava diversa. Un cactus questo invece. No, invece siamo nella dimensione dei libri. Cos'è la biblioteca a questo posto? Dalla padella nella brace. Guarda, siamo finiti. All'inferno come sempre. Ma perché dopo l'acqua ci deve sempre essere il fuoco? Dopo una bella scorpacciata di biscotti, non c'è niente di meglio che fare una bella capatina al bagno per scaricare quello che è in eccesso. Ah, e ora mettiamoci comodi e tranquilli. Ho fatto proprio bene a comprare questo nuovo water? Cos'è questa cosa? Oh mio Dio, ma cos'è successo? Cos'era quella cosa? Oh, sono finito in una casa in... Oddio, tu cosa ci fai qui? Cos'è che tu vuoi da me? Tu cosa ci fai qui? No, sono vestito per fortuna. Ero in bagno e poi è successa una cosa strana. Mi sono ritrovato in questo posto. Cos'è? Una dimensione parallela? Io stavo vendendo i miei cactus. Dove stavi vendendo i tuoi cactus? Cosa stai dicendo? Ho fatto il mercatino del cactus a casa e si stava Il mercatino del cactus. E mi ritrovo qua. Ma anche tu in un portale? Sì, più che altro non so. Il portale è venuto da me, non sono andato io dal portale. Però a questo punto ci no, siamo... invece io sì. Tra un cactus e l'altro ho messo su un portale. Secondo te? Magari ti piacciono i portali oltre che i cactus. Ma comunque, secondo Luca, me c'è qualcosa sotto. Siamo finiti in una dimensione strana. Cos'è questo posto? Siamo completamente prigionieri. Siamo in una casetta nel deserto. Hai ragione. Ma cosa possiamo fare? Possiamo rompere qualcosa? Non possiamo rompere nulla. E nemmeno picchiarci. È contro ogni regola morale. Dattati un'occhiata intorno, Luca. Dobbiamo capire come tornare. Sai, io ho un pochino di cose sospese in bagno, capisci? Non è che avevo finito completamente. Possiamo prendere questo? Davvero possiamo prendere i bastoncini di legno ammuffiti? Oh, e lo posso piazzare sulla sabbia? Davvero? Vabbè, ma cosa ha fatto? Vuoi farti l'orticello? Guarda cosa c'è qui invece. C'è una chest con un altro cespuglio morto. Che fortuna. C'è un altro pezzo di sabbia in cui metterlo. Forse ce li dobbiamo mangiare. Eccolo qua. Boom. Che ha fatto? Ha fatto qualcosa? Non hai notato? Si è creato un buco, una porta. Non è che un altro di quei puzzle così brutti? No, Luca. Mi sa che questa volta è una vera e propria dimensione parallela. Con della redstone in una chest. Aspetta, cosa c'è scritto? Può essere piazzata sull'argilla. Ehi, vieni a vedere. Cosa hai trovato, Luca? Fai vedere? Aia. Guarda. Ok, vediamo. Filo. Ah, ecco, qui va la redstone. Però qua mi sa che ci manca una leva o qualcosa del genere. E qui un cespuglietto morto. Dobbiamo andare a trovare una leva in mezzo al deserto, scusa, Non lo so, deve essere qualche nomade con tanto tempo libero. Qui c'è la cesta di prima, quindi non c'è nulla. Ma lì ce n'è un'altra. Aspetta. Parkour. Vediamo. Sì, piano. Boom. Guarda, successo incredibile. Un bottone che va abbastanza bene. Funziona comunque. Sei pronto? Magari ci porterà a casa. Non è una trappola? Io sto fuori. Speriamo di no. No, tu vieni qua dentro. Magari un portale verso casa. Vieni qua. 3, 2, 1. Siamo tornati? Piccolo bagno. No, piccolo bagno, manco per niente. Siamo in un'altra dimensione ancora diversa. Mi sembrava un cactus questo invece. No, invece siamo nella dimensione dei libri. Cos'è la biblioteca a questo posto? Però c'è qualche... un codice. Qua c'è l'uscita. Hai visto? L'uscita. Qua c'è un codice. Le odio le librerie, sono troppo silenziose e tristi. Assolutamente ragione. C'ho delle bottiglie per darci esperienza. Boom, boom e boom. Perfetto. Che fai? Non ficcarti nelle ragnatele magari. Guarda. Ma abbiamo già conquistato la cima della libreria. Vediamo se c'è qualcosa di particolare. Saltino, ok. Ci sono. È pieno di fogli di carta, ma secondo te servono a qualcosa? Ho trovato un incudine. Si possono prendere? Incudine hai trovato, grande. Qua, guarda. Dove sei? Sopra di te. Ciao. Eccoti. È vero, qua l'incudine, hai ragione, ma quindi possiamo cambiare il nome a un fogliettino, se soltanto avessimo un fogliettino. Aspetta, vediamo che qui c'è una zona. Sì, c'è una chest. L'ho capito subito. C'è una zona tutta separata qui con un fogliettino. Perfetto, esattamente quello che ci serve. Un quadro! Maledetti passaggi segreti! Era così facile da trovare. Ok, dobbiamo rinominare il fogliettino in qualche maniera, però. E non so ancora come. Quindi è un codice. Deve essere per forza un codice. Una password. Qualche quadro. Qualcosa. Qualche cartello. Cerca bene. Da qualche parte deve esserci. Laddove le tre carte sono allineate ci sarà il codice. Aspetta, forse ho visto qualcosa. Vieni qua, seguimi. Ho visto qui vicino. Ho visto tipo... Non so se allineati, ma comunque avevano una vicinanza insolita, capisci? Perché tutte queste sono separate l'una dall'altra, ma queste
Vedi? Sono vicinissime. Le tre carte allineate, sì sì sì, sul muro. Cerca un cartello. Una E magari. Strane. Luca, vieni a vedere. Guarda cosa c'è, sì, qui. Se tu guardi il posto in cui erano i fogliettini, è una E. Lo vedi? È talmente stupido da trovare la soluzione e nemmeno accorgertene. Guarda, è un 9. Oh no, davvero? Ma potrebbe essere anche una E, per quanto ne sappiamo. Vabbè, mi fido di te. È più probabile che sia un 9, in effetti. Il codice E. Il codice è 9, chiaramente. Ok, d'accordo, hai ragione. Proviamo il 9. Incudine. E rinominiamolo in 9. E basta, giusto? Vediamo se funziona questa cosa. Non è che in bagno stavi facendo qualcosa di illegale, Espi, e quindi ci hanno rapito qua? Ma cosa stai dicendo? Ma no! Ma, cioè, oddio, lo stavo per intasare. Ma è una questione un po' diversa. Vediamo se. Ha funzionato. Visto? La grande. Dai, ma che è l'AI? La E, vabbè, ma dai, che funziona c'è lo stesso. Che forse possiamo scappare. E un'altra dimensione assurda. Dove siamo finiti questa volta? Mi fa un po' male su tutte le volte sta cosa, però, Non è vabbè, un pochino di nausea è normale, Luca. Cos'è questo posto? Una caverna a cielo aperto? Esatto, è una miniera. È una cava. Esatto. Andiamo però a trovare. Che cosa? Un blocco che vibra. Un blocco che vibra. Un blocco invisibile. Con un piccone nascosto dentro. Guarda che roba. Aspetta, cosa può fare sto piccone? Può rompere il carbone. Questo, di legno. Quindi, boom, cestina sotto, dai, giusto? Dai. No, spaccando questo carbone. Un passaggio? È vero, visto? Un passaggio. Hai ragione, Luca. Aspetta. Sì, ci porta chissà dove. Andiamo. Magari stiamo facendo veramente dei buoni progressi. Oh, è ancora più grande sto posto ora. Aspetta, c'è altro carbone qua, aspetta che lo spacco. Ho trovato un altro passaggio, vedi che ci ho azzeccato. Ogni volta che si trova il doppio carbone, ecco che c'è un passaggio, guarda che roba. Ma c'è il ferro. Vediamo di spaccare anche un pochino qui per terra, non si sa mai che ci sia qualcosa di nascosto. Dai che prima o poi troveremo qualcosa di interessante. Prova a scavare questi carboncini qui. Carboncini cosa? Che beccati questo. Scava tu il carbone, io sono passato al ferro. Vabbè, ma allora sicuramente non serve altro. Ma non lo so, magari si possono trovare altre cose. Così fatto? Sei al ferro? Io sono già l'oro. Dammi subito il ferro! Non è giusto, no, ho spaccato io quel non blocco. Non abbiamo nemmeno trovato l'oro, dov'è? Là sopra, ma non ci si arriva. Oh, d'accordo, aspetta, qui c'è un passaggio però. Aspetta, ho trovato qualcosa di molto interessante. Guarda qui che roba. Addirittura diamante. Guarda, c'è tutto l'oro che vuoi, Luca. Oro qui, oro lì, oro di qua, oro anche un po' di qua. Cioè, ovunque. Ma aspetta, ma hai trovato qualcosa? C'è un buco, però non c'è niente. Aspetta. Ho fatto qualcosa. Ho sentito un pistone, Luca. Però non so cosa abbia attivato. Do una mano anch'io, dai. Come, non lo so. Dai, Luca scava. Dai, Luca scava. Non è che sono uno schiavo e mi devi frustare, eh. Abbiamo ancora visto di qui, Espi. Sì, infatti, dopo aver esplorato di tutto. Anche diamante. Diamante pure da questa parte. Abbiamo scavato di tutto e di allora più. Allora sicuramente di qua. Dove? Sicuramente, Luca? Qua in giro. Hai ragione, dobbiamo spaccare tutta questa zona. Ma quanto faticosa è questa dimensione della pietra? Ci sono sempre state due chest. Come due chest? Stai scherzando? Qui c'è trovato il ferro, ma qua? Ecco cosa ha fatto il pistone di prima. Mio! E ora, con questo piccone di diamante, posso spaccare anche il diamante. Dai, andiamo. Aspetta, c'è quello di qua. Magari c'è una super sorpresa. Spacca questo. Vediamo. Vai. Zero. Un diamante, però. Di qua. Dai. Un passaggio che non porta a nulla. Complimenti. Ma che schifo, non sai scavare, vedi? Che schifo, lo dico io. Io ho il piccone di diamante. Sono io il mastro scavatore in questo momento. Mentre qui. Che roba. Diamante. Smeraldo, Luca. Ci manca anche lo smeraldo. Ah no, aspetta però. È lo smeraldo che vibra. No, dai, che troll. Ci stanno facendo preoccupare per nulla. Saremmo a cercare. Tranquillo. Vabbè, ma si nota un sacco che vibra sto smeraldo. Andiamo. Speriamo di poter tornare al nostro bagno. Cioè, io al bagno e tu al mercatino del cactus. Andiamo. Dove siamo? Luca? Sento acqua. Anch'io sento acqua. Perché c'è un tempo a destra? Abbiamo un timer? Non lo so, non posso, dobbiamo sbrigarci. Che stai facendo? Non toccare l'acqua.
Non tocca, sì, ma non ha maledetto anche me. Porca miseria. Espi, guarda, fatto... c'è scritto di non toccare l'acqua. È vero. Aspetta, guarda, ci sono delle ceste. Oh, piano, ok. Apri tutto, apri tutto. Lo so, ci sto provando, Luca. Abbiamo il timer, però dobbiamo sbrigarci. Oh, oh. Oh, no. Siamo in un... Bella barca, Espi, che hai preso, eh. È come sempre essere in mezzo risparmiare. All'oceano. Vabbè, insomma, Luca, non è colpa mia. Era in offerta. Cosa vuoi leve? Da me? Sono caduto. Esci. Mamma mia, ci siamo salvati per scala. Un pelo. Hai visto? L'ho vista quella scala. Ma cosa ci vuoi fare? Guarda, vai che... giù tu? Sì, ma un attimo, toccare l'acqua e morire. Aspetta, piano. 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 Ok, piano. Con molta calma. Porta, scusa. Non mi sembra ci sia tunnel o altro. Non lo so. O c'è qualcosa che posso, tipo, raccogliere da qui. Non vedo nulla. Non vedo niente. Ottimo. Dai, torna su che non abbiamo tanto tempo. D'accordo, infatti sta scasseggiando ormai. Espi, oppure facciamo la cosa meno logica. Proviamo a caso le leve. D'accordo, tu premile. Cioè io non mi fido a premere, sei tu quello fortunato, guarda dai. Guarda se qualcosa cambia. Ho sentito... Espi? Ho sentito qualcosa e si è aperto un passaggio. Espi, mi sa che abbiamo rotto la nave o qualcosa. Vabbè, chi e questa è la storia di fuga? Andiamo, Luca. Al mercatino dei cactus. Dalla padella nella brace, guarda, siamo finiti. All'inferno come sempre. Ma perché dopo l'acqua ci deve sempre essere il fuoco? Non lo so, Luca, magari perché tu ti comporti male, mangi troppi biscotti, vendi cactus tarocchi, eccetera, eccetera. Che hai fatto? Una chest. Come hai trovato una... Direttamente nella lava l'hai trovata? Ma si scherza? Vabbè, ma è vuota, che ce ne facciamo di una cesta vuota? Guarda, qua ce n'è una. Espi, tutto a posto? Sì, soltanto che ho notato che non brucio. Cioè, nel senso che sono inciampato in questa lava. Possiamo farci un bagno nella lava? Senza problemi. Quindi è inutile aver paura dell'inferno quando... Ho visto qualcosa. Vieni. C'era... Oh, è vero, c'è tipo una zona cava. Oh, acqua. Per spegnerci. È una chest nascosta. Voglio questo, io prendo questo. Che cosa? Oh, fai prendere tutto a me. Via, preso tutto. Com'è che torniamo ora? Com'è che torniamo? Ma porca miseria. È qualcosa che può rompere qualcosa? Sì, almeno il mio piccone può rompere l'endstone. Ma sai, non ce ne facciamo poco. Aspetta, forse riusciamo... Basta fare un saltino così. Ok, sono stupido io, scusami. Posso ma ora la possiamo sabbia? Rompere la endstone. Tu puoi rompere la sabbia. E invece con questa possiamo rompere la endstone e passare la seconda parte dell'inferno. Guarda che roba. Soltanto mi si spegnesse. Che bello, non mi si spegnesse. Spegniti. Qui abbiamo invece una crafting table. Però abbiamo della polvere da sparo. Ho finito la pala, ma ho 4 pezzi di sabbia. Sai cosa vuol dire polvere da sparo più sabbia? Sai cosa vuol Senti. Dire? Dai, falla. Faccio io, grazie mille. Però. Ok, la maggior parte quindi te. Si fa così. E così, se non sbaglio. Boom, TNT. Però non so esattamente dove la dobbiamo posizionare. Vediamo. Sul gravel. Ok. Qui? Vai, perché? Vai. Ma sicuro che ci sia soltanto questo pezzo di gravel? Va bene, aspetta, allora crafto anche l'accendino. E vediamo se funziona questo spettacolo. Dai. Un bel botto. Facci scappare. Un'altra zona ancora invece. Siamo troppo guarda pro. Che roba. Oh no, aspetta. Quello non mi piace. Che cosa? Sembra la roba lì. Sembra il Wither. Ma è tipo un portale per chissà che altra dimensione nuova magari. Guarda una cesta là sopra, guarda la freccia. Dove? Dove? Oh, hai ragione. Aspetta. Bisogna far parkour sulle teste. Vabbè. Attento che è pericoloso. Ah. Ok, così. Ma porca miseria, non sono lontanissimi l'una dall'altra. Ok. Tanto do un'occhiata alle shulker, fatta. Non offenderti. Aspetta, ma dove sta? Oh, eccola qui. L'ho presa. Perfetto. Cosa c'è? Ho preso un accendino che può essere piazzato sulle zucche. Capisci? Può essere usato sulle zucche. Aia, stupido tutte magma. Tutte le shulker sono vuote. Tutte, sei sicuro? Neanche una. È impossibile che neanche una sia piena. Ce n'è una dentro la lava. Ce n'è una dentro la lava qua dentro. Con qualcosa? L'ho presa. È un accendino che può essere piazzato sulla zucca. Oh, hai ragione. Infatti stavo pensando che il mio ha pochissima ricarica, quindi può essere usato soltanto su una zucca. Quindi uno tu, uno io. Proviamo. 3, 2, 1, boom! Oh! Oddio, ha funzionato? Oh, si è aperto un portale verso la dimensione delle zucche. Specie di rituale strano. Speriamo di aspetta. No. Io ci vado, io ci provo. Nethera portali, magari torniamo a casa con questo portale. Speriamo, io vado allora. Dai. Incrociamo le dita. Oddio, finalmente sono tornato nel mio bagno. Ma, aspetta, ma come mai è pieno di cactus? Vuol dire che le dimensioni mie e di Luca si sono scambiate. Ma quindi se qui ci sono i cactus...
Da Luca cosa c'è che proviene dal mio bagno? Ma che schifo, cos'è tutta sta roba?